quasi 1000 migranti recuperati in appena 24 ore. Se spesso si è parlato a sproposito di emergenza, tutto lascia supporre che quella degli ultimi mesi lo sia realmente. 7 le operazioni di soccorso coordinate dalla Guardia Costiera, circa 50 miglia a nord della Libia. 941 migranti complessivamente salvati, fra questi bambini e donne, di cui una incinta per la quale è stata richiesta l'evacuazione urgente con una motovedetta nostra che è partita da Lampedusa. 5 gommoni e 2 barconi, uno di questi due è stato trovato capovolto e sono state salvate 121 persone che erano a bordo, 10 purtroppo non sono sopravvissute. È un periodo particolarmente impegnativo questo. Guardi, sicuramente le condizioni meteo che si sono avute in questi ultimi 2 giorni hanno sicuramente stimolato un pochino le partenze. I superstiti da alcune ore stanno raggiungendo la Sicilia, ad Augusta, Pozzallo e Porto Empedocle. La risposta di Bruxelles è un'accelerazione dell'agenda europea sulle migrazioni, anticipata da luglio a maggio. Dobbiamo dare una risposta di lungo termine, ha detto l'alto rappresentante agli esteri Federica Mogherini. Occorre costruire in Libia un'autorità statale che abbia il controllo del territorio e delle frontiere.